Però chiama in causa molto il mondo produttivo, anche le imprese, cioè chi dovrebbe offrire alla distribuzione, alla grande distribuzione, i materiali con cui accompagnare questa transizione. Questa mattina ho capito, ascoltando anche io la relazione sul progetto Interreg, che questo matrimonio sta da fare, nel senso probabilmente già è stato fatto, tra la carta e le bioplastiche, no? Per ragionare su una determinata tipologia di imballaggio. Prego, più generale, vorrei coinvolgere il Massimo Ramugliore, che è vice direttore di Assocarta, per avere di nuovo una riflessione su che cosa sta accadendo nelle filiere produttive che riguardano la carta e il cartone nella direzione del packaging sostenibile e quali sono gli ostacoli che intravede ancora oggi e che frenano questo sviluppo. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Funziona meno, sì, però mi sa che sempre con un po' fisso. Vorrei iniziare con una battuta perché ha iniziato la tavola rotonda dicendo è iniziata l'era del packaging sostenibile. Noi in realtà come settore cartario pensavamo di aver iniziato più o meno 2000 anni fa. Questa però era Io facile. in realtà oggi abbiamo parlato molto di riciclo, quindi non parlo di questo, perché non parlo molto al tetti, già dato tutti i record del settore, ma vorrei ricordare questa opportunità a monte, che in realtà nel nostro settore è veramente importante. Io ricordo che il legno e la carta è l'unico materiale in Europa che ha una norma che impone di verificare la legalità dell'origine, e la carta è il prodotto che in assoluto ha maggiore percentuale di materia prima proveniente da gestione sostenibile, nel nostro caso delle foreste, attraverso la certificazione di terza parte. Questo per noi è estremamente importante, quindi guarderei alla sostenibilità non soltanto come finalità, anche se in questo momento l'attenzione è fortemente lì e quindi giustamente, come anche scritto nella giornata di oggi, cioè stamattina, anche durante la tavola rotonda, c'è molta attenzione sui temi della riciclabilità e della compostabilità. Noi anche come settore lo stiamo vedendo, per questo abbiamo lavorato su questo metodo per misurare la riciclabilità. Devo dire subito, quando abbiamo iniziato a lavorare su questo, qualcuno ha storto il naso, ma come la carta? È proprio il materiale più riciclato, quello che è riconosciuto come leader, e questo si fa e si pone il problema di dare un livello e misurare la riciclabilità. Perché questo? Perché il problema è che la carta ha dei limiti. I limiti sono nel fatto, per esempio, di ovviamente non poter fare barriera, resistere ai alimenti umidi o ai liquidi. Ha un problema di trasparenza, per esempio. Io qui ricordo che appena ho visto la questione dei famosi sacchetti, in una catena di distribuzione, è proprio sotto il mio ufficio, entrare nel primo giorno e trovare dei bellissimi sacchetti di carta per l'ortofrutta, in cui tra l'altro si raccontava anche la storia che quella carta nasceva da foreste gestite in maniera sostenibile. Dopodiché, dopo probabilmente un paio di settimane, il tempo di procurarsi sacchetti biodegradabili, e la carta è sparita, probabilmente è una questione di costo, probabilmente è una questione di trasparenza. Abbiamo per esempio la questione dei sacchetti del pane nella grande distribuzione. Noi stiamo vedendo tantissime aziende che stanno lavorando su questo, ma purtroppo rimane la finestra. Riuscire a togliere la finestra sicuramente aiuterebbe. Per questo noi abbiamo definito un sistema che ci permette, attraverso i livelli, di spingere l'ecodesign, il design per il riciclo, per cercare di quanto più possibile limitare tutto ciò che non è carta, perché appunto la finestra di plastica o lo strato di plastica di fatto rappresenta comunque un ostacolo al riciclo. Migliorare da questo punto di vista vuol dire comunque poter aumentare la frazione di fase cellulosica e ridurre la parte plastica. Venendo al tema delle bioplastiche, noi lo vediamo con estremo favore da un certo punto di vista, nel senso che vediamo la perfetta simbiosi tra i due materiali in termini di sia origine biologica, sia in termini di biodegradabilità e compostabilità, che giustamente come un elemento altrettanto importante non fermarsi alla biodegradabilità. Però noi vediamo anche che la riciclabilità non è un valore assoluto. La riciclabilità nasce dalla esistenza di impianti, per cui i prodotti si devono anche adattare a quelli che sono gli impianti esistenti. Gli impianti possono evolvere, ma ovviamente i processi industriali, per esempio come quello cartario, i grandi investimenti non possono pensare
che la fibra con cui è fatta la carta è fibra ed è biomassa, quindi debba essere comunque privilegiato il riciclo rispetto alla compostabilità. È solo il valore di biomassa della materia e non anche il valore della forma fisica di fibra che viene utilizzato dalla produzione della carta. Quindi noi dobbiamo, l'obiettivo è quello di riuscire a lavorare su materiali, carta, bioplastica, che siano principalmente riciclabili ovunque possibile. Dopodiché se sono eccessivamente sporchi di cibo o appunto condizioni particolari, citava il caso dell'aereo, sicuramente contesti particolari più difficili fare la differenziazione o le fiere o cose di questo genere, meglio piuttosto tutto compostabile che non il differenziato. Questo è un po' il panorama che noi vediamo. Solo voleva fare una battuta sulla SUP, diciamo prima, sì. Sulla strategia della plastica. Oggi si è parlato molto di SUP e della direttiva. Io devo dire che anche con termini molto positivi, per un elemento di novità e di spinta che darà sicuramente per il futuro. Io però, devo dire, quando volevo fare un po' la voce per il foro, quando ho visto arrivare la direttiva, io sono stato abbastanza rattristato da questa cosa. Nel senso che, adesso vi faccio una domanda, quanti di voi vanno al mare e si portano dietro i quattro. Nessuno alza le mani. Allora, se i quattro fiocchi finiscono sulle spiagge, non è perché ce li portano, è perché c'è un deliberato gesto sbagliato delle persone che li buttano nel water. E c'è un sistema di depuratori che non funziona, perché in realtà il quattro fiocchi si ferma con una semplice griglia, neanche con un depuratore altamente tecnologico. Quindi se c'è il problema, è un problema di comportamento. Una direttiva che vieta un prodotto, per me è un fallimento perché non siamo riusciti a educare le persone a evitare di fare questo gesto. E arriviamo a dover proibire di avere un oggetto perché non lo sa usare. Beh, aver ascoltato il vice direttore della sua casa che fa l'avvocato difensore del 4C4 che controllo. Sarà riservata l'osservazione che ha fatto, i suoi associati non ne verranno a conoscenza, no, in realtà ha toccato un punto interessante, ha toccato un punto interessante che ci ha attraversato in tutta la mattinata, che ha a che fare con gli stili di vita, i comportamenti, le scelte che ciascuno di noi fa in maniera responsabile. La transizione non è neutrale. Non possiamo immaginare che continuiamo a fare tutto quello che facevamo prima, basta che cambio il materiale con cui lo faccio, no? No, c'è una transizione che chiede anche un cambiamento di stili di vita. Si è parlato di bioplastiche per tutta la mattina ed è stato costretto ad ascoltare, un po' premendo, diciamo, questa citazione continua di Asso, delle sue delle materie, per cui è impegnato Marco Lezzari, una battuta, il presidente di Asso Bioplastiche, però si è colto, diciamo, credo in questa mattinata, da un lato un orizzonte interessante, no? Di sviluppo, di innovazione, anche però ancora tanti ostacoli. Mi ha colpito il riferimento che faceva Vanni Corbonese alle difficoltà che incontrano avendo investito sul packaging biodegradabile e compostabile con i consumatori che conferiscono il prodotto nella filiera dell'organico e si vedono arrivare magari la multa dal soggetto che gestisce il servizio. Ecco. Che cosa sta facendo ora l'associazione Assoplastiche per accompagnare, promuovere, accelerare questa transizione e quali sono gli ostacoli che ancora vede? Buongiorno a tutti, grazie all'ambiente per l'invito, piacere vedere tante persone, sempre di più è vero. Bene ha fatto Enzo questa mattina quando ha contestualizzato la traiettoria delle bioplastiche e mi ricordo per ricordarcelo perché le bioplastiche non sono la soluzione ai mali della terra, come a volte anche certi atteggiamenti dell'Unione Europea vorrebbero portare a farci credere, perché se c'è della plastica nel mare perché c'è arrivata, ma non è così, è venuta come un fungo alle piogge autunnali. E ricordiamo anche che di 50 milioni di tonnellate di plastica che vengono prodotte in Europa ogni anno, meno di 300.000 sono bioplastiche.
Facciamo le tipiche proporzioni, ecco, di quello che è il tema della plastica e le bioplastiche. Le bioplastiche si sviluppano negli anni 90 per fornire uno strumento banalissimo, il sacchetto, per fare la raccolta del liquido. Questo è il motivo per cui sono state sviluppate in Italia, come negli altri paesi, perché esiste. Scusate, mi piace. Parlo forte così mi sentite. Sono nate perché bisogna raccogliere la frazione organica che vale 100 milioni di tonnellate ogni anno. In Europa oggi se ne raccolgono 30 milioni, 70 milioni vanno in discarica. Questo è il problema, non chiudiamo il ciclo del carbonio, non rimettiamo sostanza organica nel suolo. Se raccogliamo la sostanza organica con un sacchetto in plastica, rischiamo di mettere plastica nel suolo anno dopo anno e ne mettiamo delle decine, delle centinaia di chili, fino a che alla fine il suolo rischia di desertificarsi, non perché ha perso la sostanza organica, ma perché c'è troppa plastica dentro. Questo è il motivo per cui sono state sviluppate le bioplastiche, non per risolvere il problema degli sottoni che buttano la plastica o degli stati che sono stati incapaci di gestire la raccolta dei rifiuti, o dove addirittura non c'è ancora. Questa è la premessa. Quindi, sacchetti per la raccolta differenziata della frazione organica, un sacchetto che tiene un materiale bagnato, è stato detto, che fa cattivo odore e che serve per raccogliere tanta frazione organica. Per fare compost, che è un ammendante, quindi permette di mantenere la sostanza organica nel suolo e impedisce di mandare CO2 nell'atmosfera. Questa è la cosa che questi soloni di Bruxelles ignorano, tant'è che abbiamo fatto una direttiva monouso, ma dovremo aspettare il 2023 forse per avere la raccolta differenziata della frazione organica in tutto il territorio europeo. Non parlo del resto del mondo perché stiamo parlando di Marte. Quindi l'Italia ha messo insieme, come ci ha ricordato molto bene Enzo, un sistema di raccolta del liquido porta a porta che funziona. Grazie a questo sistema, oltre ai sacchetti, sono partiti degli altri usi collegati a una buona raccolta della frazione organica. Ricordo l'Ecofest 15-20 anni fa, non c'è un paese che non abbia una sagra, una festa, una manifestazione dove si mangi e dove si beva. In questi casi è avere, dove non ci sono gli strumenti di lavaggio, dove c'è la raccolta dell'umido, che ricordo neanche in tutta Italia si fa, perché siamo bravi, ma abbiamo interi territori d'Italia dove non si fa la raccolta dell'umido e non ci sono gli impianti di compostaggio. Quindi già speriamo di mettere, abbiamo il 75-80% di raccolta di differenziati in certe regioni che non ci abbiamo il 10 in altre, non c'è neanche più. Parlando, abbiamo sviluppato delle applicazioni coerenti con la raccolta dell'umido, piatti, posate, bicchieri. Non le piatti, posate, bicchieri che vanno nelle corsie dei supermercati assieme a tanti altri prodotti che nessuno riconosce e che nessuno sa dove mettere, ma collegati a un percorso chiaro, evidente, comunicato, noto, certificabile di raccolta differenziata della frazione organica. Nel 2007 l'Italia poi, essendo partita con la raccolta dell'umido, si dà una legge sulle buste della spesa, collegandola con la raccolta differenziata della frazione organica. Ricordo che l'Italia è il più grande produttore di buste della spesa in polietilene, 270.000 tonnellate. L'Unione Europea ci ha aperto 3 procedure di infrazione su questo, per errata comunicazione, per contrasto con le leggi del libero mercato. Tutte le procedure possibili e immaginabili le ha fatte all'Italia. La stessa Unione Europea che adesso fa i bandi
sui cotunfioche e quant'altro, sono gli stessi. Allora, l'Italia oggi consuma 90.000 tonnellate di sacchetti per la monouso. Quindi la legge italiana che prevedeva soprattutto le borse riutilizzabili, e poi quando non si hanno le borse riutilizzabili, le borse monouso, ha avuto un successo immenso, perché le buste biodegradabili vengono usate per la raccolta differenziata della frazione organica. Ricordo che su questo c'è un immenso problema della legalità, perché non basta fare le leggi, ma bisogna anche farle rispettare. Tant'è che solo l'anno scorso abbiamo festeggiato il fatto che per la prima volta più del 50% delle buste monouso che sono in commercio in Italia sono a norma. Quindi, per la prima volta, dopo 11 anni dall'entrata in vigore della legge, siamo riusciti ad avere nel mercato più del 50% di buste veramente biodegradabili. Tutte le altre sono farlocche. Poi l'Italia ha, nel recepimento della direttiva europea, adottato il passaggio che famigerati sacchetti ortofrutta non solo devono essere biodegradabili, compostabili e a contenuto di rinnovabile crescente, ciò facendo alzando il livello della competitività tecnologica in maniera rilevantissima, ma detto che devono anche essere pagati, questo lo è. Non rientriamo in questo momento triste l'anno scorso dove il centesimo sul sacchetto ortofrutta ci ha fatto passare gli aumenti dell'elettricità, le autostrade, di tutto. Quindi questo è stato il contesto in cui si sono sviluppate le plastiche biodegradabili. Non hanno risposto a normative collegate con l'ecodesign che fanno l'Unione Europea, non ha. Non c'è una direttiva eco-design che dice dove devono andare i ballati. Stiamo parlando di buona volontà, di chi sta cercando delle strade in un territorio che l'Unione Europea si è guardato bene da definire, perché significa andare a intersecare anche degli interessi, delle complessità che non si risolvono così perché si inventano una direttiva sul monouso. Ma bisogna chiamare al tavolo tutti quelli che producono e consumano manufatti per individuare delle strade all'interno delle quali le bioplastiche, plastiche biodegradabili e compostabili, perché il polietilene rinnovabile io lo chiamerei una plastica vegetale, perché anche su questo dovremmo fare un po' di chiarezza. Cos'è una bioplastica? A casa nostra, in Italia, fortunatamente, proprio perché c'è un'associazione, proprio perché c'è la raccolta dell'umido, non si fa questa confusione. Una bioplastica in Italia, per fortuna, si parla di plastica biodegradabile e compostabile. Perché la biodegradabile, come parola, non vuole dire niente. Come veloce, come alto, se non abbiamo uno standard di riferimento. Le plastiche sono biodegradabili negli impianti di trattamento. L'ambiente non è una discarica e non è un impianto di trattamento. Anche le dedizioni umane e animali sono biodegradabili. Ma questo non toglie che tutte le città devono avere degli impianti di depurazione delle acque, perché anche quando abbiamo scaricato montagne di effluenti zootecnici umani nel Po e nell'Adriatico, abbiamo avuto tutti i problemi che abbiamo avuto. La biodegradabilità non è un passepartout per niente. Per niente, non è la ruota di scorta per nessuno, noi non siamo la ruota di scorta di nessuno, noi siamo a servizio della raccolta differenziata della frazione organica, ci sono 120.000 tonnellate di plastica nei 6 milioni e mezzo di tonnellate di organico che raccogliamo e ci sono 50.000 tonnellate di bioplastica. Dobbiamo togliere le 120.000 tonnellate di plastica dalla frazione organica, perché per togliere quelle 120.000 tonnellate di plastica si perdono 500.000 tonnellate di compost. C'è un mondo aperto per i materiali biodegradabili, ma deve essere coerente con la gestione integrata dei rifiuti.
saremo al servizio delle applicazioni del riballaggio, sperando che ci saranno anche dei percorsi che collegheranno i materiali biodegradabili con il design dei prodotti. Quando avremo il design dei prodotti, era detto giustamente anche quando si parlava delle cialde del caffè, le cialde del caffè hanno un grandissimo senso, cioè del caffè dentro che è preziosissima materia prima per fare il corpo. Fare un paraurti biodegradabile non ha alcun senso, adesso lo dico per paradosso e per farvi capire, non siamo al servizio delle comate. Grazie. Siamo interessati anche la fotografia dei lavoratissimi delle origini, però è interessante immaginare che un prodotto nato per rispondere a una filiera di ciclo, diciamo, di ciò che è mazzatura che esce dalle case, piano piano risale la linea e arriva fino all'eco design, diciamo, fatta la strada al contrario, forse una strada più completa. Allora,